tu saresti capace di piantare tutto e ricominciare la vita da capo. Di scegliere una cosa sola, e di essere fedele a quella. Riuscire a farla diventare la ragione della tua vita. Una cosa che raccolga tutto, che diventi tutto, proprio perché la tua fedeltà che la fa diventare infinita. Saresti capace? Ecco, ascolta, se io ti dicessi, Claudia... Da che parte si va? Non conosco la strada. E tu? Saresti capace? Prova a voltare di qua. No, questo tipo no, non è capace. Questo vuole prendere tutto, arraffare tutto, non sa rinunciare a niente. Cambia strada ogni giorno perché ha paura di perdere quella giusta. E sta morendo, come dissanguato. E così finisce il film? Non comincia così. Poi incontro la ragazza della fonte. È una di quelle ragazze che danno l'acqua per guarire. È bellissima. Giovane, antica. Bambina e già donna. Autentica, solare. Non c'è dubbio che sia lei la sua salvezza. Sarai vestita di bianco, avrai capelli lunghi, così come li porti tu. Ci piace moltissimo, guarda un po'. Della storia che mi hai raccontato non ho capito quasi niente. Ma scusa, un tipo così, come tu l'hai descritto, che non vuol bene a nessuno, non fa mica tanta pena, sai. In fondo è colpa sua. Che cosa pretende dagli altri? Perché credi che io non lo sappia? Come sei noiosina, anche tu. Ah, ma non ti si può dire proprio niente. Quanto sei buffo con quel cappellaccio truccato da vecchio. Io non capisco.